Mi scuso per non essere lì con voi, ma avevo un impegno a Singapore inderogabile. È un grande onore e una gioia potervi lasciare questi 5 minuti di ricordo della persona che più ha avuto l'impatto sulla mia vita, Indo Norris. Era il 1996 e da analista del primo anno fui mandato a Milano 2 per seguire la quotazione di Mediolanum. Immediatamente mi trovai un imprenditore pazzesco, un carisma unico e tutte le volte che entrai in stanza col suo sorriso magnetizzava la stanza. Il mio primo lavoro fu quello di produrre le slides per la loro quotazione e mi ricordo che, dato che l'inglese di Ennio nel 96 non era proprio British accent, dovevo cercare di dare una mano nel tradurre le parole. E la cosa eccezionale è che appena si presentò a Londra per presentare l'IPO parlò praticamente in un inglese perfetto. Rimasi veramente allibito, capì come quest'uomo avesse delle capacità uniche. Poi nel 98 a Portofino ebbi l'opportunità di incontrare anche Lina, la moglie di Eni. È un'esperienza particolare perché mi trovai in questo punto dove i miei nonni venivano da Camogli e Ennio mi raccontò di come partì l'esperienza del programma Italia già allora nel 1981. Dopodiché, in una delle varie discussioni, mi ricordo che Ennio continuava a dire che le banche avrebbero sofferto, che le reti avrebbero vinto. Io in un'intuizione dissi sì, però le banche hanno vantaggio che prestano i soldi e quindi è più facile raccogliere clienti. E un anno dopo mi chiamò e mi disse guarda, trasformerò Mediolanum in banca Mediolanum. E devo dire che il dialogo che abbiamo avuto negli anni è sempre stato eccezionale. La cosa però che più mi ha colpito di Ennio è come nella sua vita è riuscito non solo a creare un'azienda fantastica, a dei collaboratori stupendi, ma soprattutto ha creato una famiglia unica. Oggi ho la fortuna di avere due dei miei bambini che hanno tra i suoi migliori amici due dei suoi nipotini, Davide e Daniele. Li vedo spesso a casa e devo dire che la cosa più bella è vedere che i valori che lui è riuscito a dare imprenditore, come uomo, come leader, si siano diffusi a macchia d'olio e continuino ad avere un impatto su tutte le persone con cui ho lavorato. Qui sono sulla terrazza del nostro ufficio in Duomo e penso che rappresenti qualcosa anche unico di Ennio, che ci accomuna molto. Io sono Boy Scout e a casa siamo cattolici credenti di strada e la cosa più bella di Ennio è che ha sempre aiutato tutte e tutti, quante persone ha aiutato. Sempre con gentilezza, con cuore e perché capiva la fortuna che aveva ricevuto, che era suo dovere, il cosiddetto inglese give back, del dare indietro. Non dimenticherò mai un concerto in Duomo con lui, con tutta la sua famiglia presente, gli amici, il sentire questo connubio di cristianesimo e al contempo imprenditoria con uno dei più bravi cantanti d'Italia e devo dire che ancora oggi prendi sulla pelle. Lascio un ultimo pensiero. Un giorno del 2019 Ennio invitò alcuni dei suoi più importanti clienti qua nella sede di Milano per Natale e chiese di presentare una matata per la Fondazione Tanzania che abbiamo aiutato a creare con mia moglie ormai quasi 14 anni fa. I miei quattro figli presentarono il progetto di una matata e io dissi che noi avremmo raddoppiato la sera, qualsiasi donazione avessimo ricevuto. La cosa stupenda che Sara disse, noi come Fondazione Mediolanum raddoppiamo in prima fila Ennio e Lina e a un certo punto, dopo aver sentito i bambini, Ennio si alzò e disse, bene, siete stati così bravi che io replicherò tutto da solo. Vorrei ricordare veramente Ennio con questo esempio, la capacità di leadership, di creazione, sempre il sorriso di presentare al futuro, di avere un impatto così positivo. Io in ufficio tengo tre foto, quella di Ennio che mi ha insegnato come essere innanzitutto un uomo e un imprenditore, di George Soros che mi ha insegnato a investire e di Mark Harris e Larry Summers che sono i miei esempi del mondo anglosassone della mia metà inglese. Devo dire che il cuore è con Ennio. Grazie.